Bravissima, dobbiamo sapere che non tutti i prodotti possono avere un packaging da profitto genetico. L'ho già detto prima, ok? La realtà è questa, e adesso vi spiego il perché. Cos'è il profitto genetico? Innanzitutto vi invito tutti ad andare su www.packagingedere.com, inserire dentro dove si può scaricare il book del profitto genetico e la vostra mail potete scaricarlo in maniera gratuita, ok? Quindi l'ebook dove spiego tutti questi passaggi li trovate lì, ok? È la creazione di un package mortale. Di fatto il package del profitto genetico è un prodotto che messo sul punto vendita ci continuerà a generare fatturato, soldi per l'eternità, ok? Questo è molto meno scientifico dell'altro, ma l'altro è una cosa che è una procedura che dobbiamo fare sempre, sai? Ok? Dobbiamo sempre fare quello lì. Dico Sara, perché è divertente, non è Sara, la ragazza che si è conosciuta su web, che conosco oggi per la prima volta, che mi sta seguendo il blog e tutto, però Sara è andata a chiedere se c'erano dei corsi di formazione di package in Italia, e dopo si è venuta da me e ha chiesto: esiste questa roba in giro sul web? Non esiste niente, cioè è un po' come se ci stessimo facendo la cartina geografica noi, no? Perché tutti i libri che ci sono parlano appunto solo esclusivamente della creatività, ma non perché bisogna fare quella roba di superiore. Questa qua è veramente una roba fuori dal mondo, ragazzi. Cioè, sono 20 anni della mia vita che ho messo in queste slide di esperienza, che se non avessi avuto quel formamento sperimento, probabilmente non sarebbero neanche uscite. Quindi ripeto, prodotto unico, leader, essere primi nella categoria o storico. Due, naming. Questa è una delle fasi più importanti per noi. Per noi, 2015, dopo. Okay? In fase di startup è fondamentale. In fase di startup è fondamentale. Non è un gioco per creativi, lontani i creativi dal naming, lontani. Mai utilizzare un cognome, mai esiste un cognome, sì, che okay, esiste, però noi mai, mai, perché faccio un esempio, esiste Armando Testa, ma se Armando Testa partisse oggi, cioè se io la mia agenzia avessi chiamato Michele Mondani, invece di perché siamo in Italy, che fatica, ok? Cioè, quindi è vero che esistono dei nomi che va bene, però nel 2015, fine. Che ripeto, il name in fase di startup è fondamentale, non è un gioco per creativi, meno creativo meglio è, mai utilizzare un cognome, difficilmente un name lo può scegliere il cliente. Se lo sceglie il cliente lo sbaglia, tu devi dirlo al cliente. Tu bisogna dirlo, ok? Non accettare che il cliente ci metta il becco per venire. Ovvero, sì, va bene, ok, dimmelo, prendo atto, se funziona, sono io il dottore, tu hai il problema. Cioè tu vai dall'avvocato a dirgli che ti scrivono una lettera? No. Vai dall'avvocato e dici che hai un problema, l'avvocato la scrive. Ok? Quindi cioè, non bisogna fare lo studio grafico, il lavoro stesso. Studia la grafica di un prodotto. L'agenzia, in Italia purtroppo ci sono tantissimi studi grafici di lusso, poche agenzie, ci sono quei grafici, ci sono quei bravissimi, tanti, che hanno fatto dei pezzi del progetto. Però molta gente vende solo la creatività. Basta creatività, basta. Per le strutture dei dati, materiali differenti, innovativa, storica. Conclusione, più un brand è leader, più la semplicità paga. Teoricamente questi 5 punti, i 5 punti potrebbero diventare anche 3, ok? Però non lo vorrei dire perché non vorrei essere confuso. Cercate di seguirmi bene perché è importante questa cosa, perché voglio anticipando le obiezioni che ci possono essere alla fine di questo articolo. I nemi e il visual potrebbero sparire, ok? Perché due punti non sono fondamentali sempre, non sono sempre fondamentali. Il nome, il prodotto, se il prodotto è in fase di lancio, di startup, si può evitare, ci sono dei packaging per il profitto genetico, ok? Il visual è di prodotto. Ora il visual di prodotto si può andare a lineare, sia illustrato che fotografico. Facciamo un esercizio, ragazzi, così vi lascio un attimo.
quale frutto sarebbe la profitto genere? Se pensiamo a un frutto, quale frutto potrebbe essere? Il frutto della profitto genere per funzione di quello che siamo detto. Fra la banana, ok? Perché? Perché ha un colore, una forma particolare, diversa. Se noi prendiamo l'arancio, anche l'arancio ha un colore suo istituzionale, però di fatto la forma sferica c'è già la mela. La mela c'è gialla, verde, rossa, verde rossa, no? C'è il pompelmo, però c'è, è sferico. Questa roba qui, come questa roba qui, è un pH genetico, fine. Ok? Struttura, colore istituzionale, copre, mute, vediamo cosa vogliamo, prime, fine dei giochi. Firma i domeni come i gatti, la raidica, la sfumatura azzurra, prime dei gatti, struttura personalizzata, termosaldata, quindi non tutti i pandori sono così, ma che sono le patelle sotto, e la di macchinabilità ha un costo inferiore di produzione, come dicevamo prima. Quindi questo è un pH in tutti gli effetti del profitto genetico. Quando noi arriviamo in azienda e troviamo un package di profitto genetico, che cosa facciamo? Abbiamo capito che qua c'è il panettone che dobbiamo adeguarlo al pandoro. Per fare dei risultati come sto fatto nel panettone, dobbiamo investire anche sul termo saldato del panettone facili, non solamente sul classico. Ok? E stessa scelta per tutto il resto delle stesse righe. Io chiuso, ragazzi. E credo sia un buon insegnamento da portarci a casa, quello di non partire dalla creatività. Perché effettivamente partire dall'idea creativa, è molto rischioso perché in qualche modo limita la nostra capacità di farci delle domande critiche. Se tu parti dall'idea, no? Normalmente hai un approccio affettivo nei confronti dell'idea, cioè te ne innamori, ti piace o non ti piace, esprimi un giudizio già tranciante in partenza. Ti affezioni a qualcosa e quindi non ti fai più le domande che devi farti. Qualcuno di voi prima, anche i ragazzi del secondo anno della triennale, venerdì presenteranno, se lo dico per prendere la magistrale, presenteranno un loro business case, una loro attività di business che stanno svolgendo con un'azienda di Piacentina in cui devono operare anche per quello dei packaging oltre che dei brand. Allora, qualcuno di loro prima dicevo all'inizio della lezione, adesso la lezione di oggi mi metterà completamente in crisi. E uno di loro, nome come? Tiziano, ha detto: no, ormai le cose che abbiamo deciso sono decise, non mettiamo in discussione più niente. Perché? Perché lui si è innamorato della sua idea creativa. Lui hanno sviluppato qualcosa, se ne sono un po' innamorati, se la stanno coccolando come un bambino piccolo, no? E non la mettono più in discussione. Perché in realtà si sono affezionati. Allora, questo è un errore che nel marketing non bisogna fare. Non bisogna affezionarsi. O almeno, ti puoi affezionare, ma quando hai qualcosa di vero puoi affezionarti. Lui si è affezionato ai suoi packaging adesso, ma non è partito da lì. Non è partito dalla creatività, è partito da un concetto diverso. E quindi, il messaggio forte che vorrei che portaste a casa è quello di sviluppare la cultura della sospensione del giudizio. Non dite mai mi piace o non mi piace, non fate come facciamo su Facebook. Non dite mai davanti a una nuova proposta mi piace o non mi piace. Sospendete il giudizio, perché nel momento in cui l'avete espresso, quel giudizio lì, avete detto mi piace o non mi piace, o anche solo l'avete pensato, avete già creato una barriera enorme, cioè avete già avete già preso la strada. Tutto quello che farete dopo in realtà è già condizionato dalla strada che avete preso subito, semplicemente nei 10 secondi. Quello lì non è un buon modo di fare marketing. Sospendete il giudizio, abbiate il coraggio di guardate che è difficile, io lo dico a voi, ma è difficile anche per tutti, Cioè, è molto, cioè, non è la lezione che vi dice. Fate per tutti. Sospendete il giudizio. Quando vedete una cosa nuova, non dite mi piace o non mi piace, perché molti di cui avete già detto avete già. Non vi farete più domande. Quindi sospendete la cultura della sospensione del giudizio.